È dannoso per le persone tenere delle piante nella stanza da letto? Per quanto riguarda la domanda sull'opportunità di tenere piante in camera, possiamo dire che in generale vale il principio secondo cui in natura le piante producono l'ossigeno che l'uomo inspira e poi espira come anidride carbonica. Noi quindi espiriamo ciò di cui hanno bisogno le piante, e le piante emettono ciò che occorre a noi. Questo è senz'altro vero. Se si hanno delle piante in camera, bisogna considerare che di giorno si svolge all'incirca il processo descritto prima. Di notte, invece, anch'esse hanno bisogno di un po' di ossigeno. Durante la notte la pianta reagisce diversamente. Non ha bisogno di ossigeno nella stessa misura dell'uomo, però gliene occorre. Quando scende il buio, pretende quello che in altri momenti dà all'uomo. Certo, non accade che manchi completamente l'ossigeno, però se ne riceve troppo poco e si ha un effetto intossicante. È una regola che vale in generale per tutta la natura. Ogni essere ha in sé l'esigenza di qualcosa di cui anche gli altri hanno bisogno. Così avviene nelle piante, osservandole da vicino. Se durante la notte, mentre si dorme, si collocano le piante fuori dalla stanza, non vi è alcun rischio di intossicazione. Spero che questa sia una risposta esauriente alla domanda. Da L'azione dello spirito nella natura, di Rudolf Steiner. Editrice antroposofica.